ragazze, ciao ragazze, mi avete chiesto in tantissime come vestirsi in base alla propria corporatura, in base al proprio fisico, così oggi vi do tantissime idee utili e consigli da sfruttare. Prima però iscrivetevi al mio canale qui sotto e lasciate un like. Adesso possiamo partire. Al mondo esistono tantissime tipologie di corporatura, esistono le ragazze alte e quelle meno alte, esistono le ragazze curvi e esistono quelle super super atletiche, passando per magro, per super alto come me e per non super alto, perché la parola basso non mi piace, non mi è mai piaciuta e penso che non mi piacerà mai. Comunque oggi vi do qualche consiglio in base a come vestirsi per la propria corporatura. Parleremo di fisico clessidra, parleremo di fisico a mela e via dicendo. Adesso partiamo con i consigli nel dettaglio. Trovate la vostra corporatura e studiate i consigli che sto per darvi. Partiamo dalla corporatura clessidra, che è quella che mi caratterizza. Prevede dei fianchi e delle spalle più larghe e un punto vita più stretto. Come vestirsi per esaltare il fisico a clessidra? Il consiglio è quello di puntare su scogli a V, non quello che indosso per esempio, per esaltare il décolleté. Potete puntare su crop top e pantaloni palazzo per mettere in risalto il punto vita e magari coprire delle gambe un po' grosse come le mie. Un altro consiglio è quello di evitare i camicioni o comunque dei vestiti super larghi che vi farebbero sembrare dei quadrati praticamente, vi farebbero sembrare molto molto più grosse, e di esaltare gli abiti magari larghi con delle cinture che stringano in vita. Passiamo ora al fisico a pera, quello che prevede una parte del corpo superiore più minuta rispetto ai fianchi che sono più importanti. Qui ho un consiglio importante da darvi, ovvero quello di mettere in risalto la parte superiore del corpo. Si può fare in due modi diversi, o indossando due colori diversi, ovvero una tonalità più scura nella parte inferiore del corpo e una tonalità più chiara nella parte superiore del corpo, oppure dandogli pieno sfogo alla vostra fantasia anche anni 80, visto che vanno di moda, indossando o giacche con le spalline che quindi ingrossino la vostra figura nella parte superiore, oppure indossando camicie o bluse con rouge e comunque molto voluminose sulla parte superiore. In questo modo andrete a pareggiare parte superiore e parte inferiore del corpo. Dalla pera alla mela. E non so perché prendono i nomi dei frutti, io preferisco definirlo fisico a cerchio. È quello che vede delle gambe molto molto slanciate, magre, bellissime, e una parte superiore del corpo a cerchio, ovvero tutta della stessa dimensione. Qui dovete mettere assolutamente in risalto le vostre gambe stupende. Per farlo vi consiglio di puntare su jeans e pantaloni super stretch, quindi a sigaretta. Vi consiglio di evitare delle magliette super super strette o comunque crop top, e di puntare molto appunto sulla parte inferiore del vostro corpo, magari indossando dei little black dress super classici che arrivino sopra il ginocchio ma non troppo corti. I consigli di oggi in merito a come vestirsi in base alla forma del corpo finiscono qui. Spero di esservi stata utile. Se avete qualche altra forma del corpo, qualche altra domanda da farmi, scrivete qui sotto. Mi avete chiesto in tantissime come vestirsi per valorizzare un seno importante, come vestirsi per valorizzare delle gambe non troppo sottili, quindi se vi posso interessare potrei fare dei video a riguardo, ma lasciatemi un commento qui sotto a riguardo, e l'appuntamento è alla prossima puntata.